problema c'è una soluzione, nel senso per ogni problema. Ora vi spiego, per esempio, immaginate qual è la connessione che c'è se ci chiedi di non inviarti più video e SMS informativi, e noi ne abbiamo una valanga di automazioni che mandano in continuazione dei video informativi. Tutti questi video informativi sono dei video che vanno piano piano a istruire il paziente in un percorso che durerà poi anni, perché poi ne continuerete anche a ricevere video, tutte le informazioni che servono al momento giusto. Perché se noi dessimo tutte le informazioni in un unico momento, quello che ottieni è che il paziente fa come il polpo. Schizza, ma non si cura, rimane nella malattia, rimane nell'immobilità. Per quello che in medicina, paziente ha un problema grave, il medico non deve stare lì a fasciargli la testa con tutto quello che sarà il percorso riabilitativo. Come va, dottore? Tutto andrà bene. Quello è un bravo dottore, nel senso che sta già facendo la psicologia sul paziente, gli fa capire che è un percorso che si può fare. Ma se tu invece metti informazioni, troppe informazioni, ottieni un sovraccarico emotivo del paziente che alla fine si blocca. E il blocco principale è il procrastinare, il nemico numero uno poi della piorrea, della parodontite. Quello che purtroppo noi facciamo è curare poi in Moldavia. E questo è il motivo per cui noi non accettiamo pazienti che si sconnettono da noi, pazienti che richiedono di non essere informati. È un po' come dire: vuoi la patente ma non vuoi fare la scuola guida, perché noi facciamo solo dei denti, degli impianti, ma poi ci sono tantissime cose che vanno fatte a casa o durante la fase di guarigione oppure prima della fase di cura. Ci sono tante informazioni che uno deve sapere rispetto alle chirurgie, alle ricostruttive, agli impianti dentali, anche ai problemi logistici, l'aspetto logistico. Non possiamo noi far venire in clinica persone che dobbiamo iniziare quando arriva l'informazione. Il paziente inizia ad essere pronto che è già il momento di ripartire. Quindi tutto quel processo formativo di preparazione che arriva per mail, SMS, Facebook, anche dentro al gruppo, fa parte della preparazione al primo viaggio. Se noi non facciamo questo, ci troviamo poi qua in clinica pazienti istruiti, assieme a pazienti che vogliono saltare la fila, che vogliono saltare la lezione, andare cavalli imbizzarriti. E la sala d'attesa dov'è? Al centro del policlinico. Voi immaginate a dover gestire tutte queste problematiche con le problematiche anche chirurgiche e alberghiere. Quindi il paziente deve arrivare in clinica già informato di tutto quello che sarà poi il percorso che deve succedere. Ma le informazioni che diamo sono fondamentali poi per lavorare. Sono propedeutiche, non ti posso far fare, che ne so, la quinta superiore se prima non fai la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta. Ti metto in una classe che poi mi rallenti la classe. Questo è uno dei motivi, per esempio, per cui non è possibile prendere in cura, far accedere in clinica chi chiede di non seguire le lezioni. Se segui le lezioni, allora vai avanti nel percorso e arrivi anche a ricevere magari un preventivo, perché il preventivo poi è solo è inutile il preventivo che si riceve a distanza. E il percorso formativo serve proprio a far capire questo ai pazienti, perché noi abbiamo un paziente che crede che a distanza si può fare diagnosi per telefono e dobbiamo prima portarlo da uno stato A a uno stato B, e per questo servono dei mesi, delle informazioni, e capire che invece bisogna fare esami diagnostici, radiografie, vedere la taglia del viso del paziente, visi piccoli, visi medi, larghi, 8 impianti, 6 impianti, 4 impianti. Non è solamente come andare al market, un chilo di zucchine o un chilo di peperoni, prezzo per prezzo. Comparo e poi non sai cosa c'è dentro, perché leggi solamente il prezzo. Poi torni a casa, che ti ha detto il dentista? 7.000. Ok, quello? 9.000. Vai a vedere dentro e c'è 7.000 impianti fissi. Ok, 6.000 a dentiera mobile. Sono due cose completamente diverse. Però se il paziente non ha gli elementi per leggere il preventivo, perché ed è la cosa più sbagliata che c'è, fare il preventivo al paziente in questa maniera, perché è come andare dall'elettrauto, vai via dall'elettrauto con bullone blu, brugola, utilizzo della brugola, fusibile,
Ok, quant'è alla fine? Quello. Vai a vedere e non era un elettrauto. Era un idraulico improvvisato, che in quel giorno si è vestito da elettrauto perché magari gli portano clienti coi volantini sulla strada senza filtrare chi arriverà a lui, ogni volta si deve vestire un abito diverso.